Aspettavi il successo che hai ottenuto oggi? Quanta gente qui presente, le liste civiche che si sono tutte quante schierate con te, quando la lista civica invece si tende sempre ad allontanarsi dalla politica. Che cosa hai da dirci? Ma guarda, ho cominciato ad avere sensazioni positive, soprattutto in un intervento quando ho sentito dire abbiamo scelto un fratello della nostra città e non uno sconosciuto, è stato molto emozionante, ho capito che ce la possiamo fare. Bene, dopo questa tua ufficializzazione della presentazione come candidato sindaco, quali sono i tuoi programmi futuri prima del maggio delle elezioni? La priorità diventerà la vivibilità della città. Dobbiamo reinvertire completamente il programma e l'agenda politica, mettendo al primo posto le infrastrutture, i servizi e rimandare solamente a dei momenti successivi le urbanizzazioni. La città ha bisogno di sostenibilità in termini ambientali, in termini di assistenza e anche di ciclabilità. Noi possiamo essere uno di quei paesi che attraverso la ciclabilità potremo risolvere molti dei nostri problemi. I cittadini stanno cercando di avvicinarsi alla politica, hanno bisogno di non vedere più il politico dall'altra parte della sua scrivania, ma vederlo proprio tra la gente. Se puoi dire questo? La città ha scelto di candidare Connelli, l'abbiamo visto con le liste civiche. In pochissimi giorni praticamente gran parte del mondo civico, quasi completamente tutto, ha deciso di scendere in campo a fianco di Connelli. Perché? Perché l'ha riconosciuto. Ha riconosciuto la nostra capacità di stare sempre con la città, di stare sempre in strada, di stare sempre a contatto con loro. La garanzia da questo punto di vista diventa proprio il principio che Connelli non è un candidato scelto da lobby partitiche o da salotti romani, ma il candidato scelto dalla città con un fortissimo movimento civico che lo vuole sostenere per questo tipo di espressione che può rappresentare.